Buongiorno, siamo arrivati alla fine di novembre. Sant'Andrea Apostolo, spetta a lui il primo chiamato che comunica poi a Pietro e vanno dietro a Gesù. Di lui nel Vangelo si parla che accenna la moltiplicazione dei pani, l'intervento, e l'intervento poi di chiedere, che i greci chiedono a lui che vogliono vedere Gesù. E lui lo va a riferire a Gesù. Non si sa niente, sa poco e niente della sua storia, però ecco. Da una descrizione del suo martirio, dopo aver evangelizzato l'Asia Minore, ed essere arrivato in Romania, Ucraina e Russia, che l'hanno come patrono, viene crocifisso, una speciale croce, la cosiddetta croce di Sant'Andrea, a X o a per, che evoca l'iniziale greca del nome Cristo. E splende dalla invocazione sulle sue labbra al momento della morte. Salve croce, santificata dal corpo di Gesù e impreziosita dalle gemme del suo sangue. Vengo a te pieno di sicurezza e di gioia, affinché tu riceva il discepolo di colui che su di te è morto. Croce buona, a lungo desiderata, che le membra del Signore hanno rivestito di tanta bellezza. Da sempre io ti ho amato, ho desiderato di abbracciarti, accoglimi e portami dal mio Maestro. Il Vangelo è di San Matteo, capitolo 4, versetti dal 18 al 22. In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. C'è un tratto di Vangelo che abbiamo ascoltato che nomina Andrea, il primo chiamato. Prima viene chiamato Andrea. Qui è sulla riva del mare, un altro Vangelo è dopo il battesimo al Giordano, quando sentono dire ecco l'agnello di Dio e vanno tutti e due dietro a Gesù. E Gesù dice loro che cercate, dove, che cosa volete? E dice dove abiti? Dice venite e vedrete. E andarono a dire di lui. Qua invece
San Matteo, che dovrebbe essere il più informato, oppure perché c'è un insegnamento, come questione di fare della storia, della cronaca. Vengono chiamati lungo il mare, stavano pescando Andrea e Simone, che poi sarà Pietro, e poi c'erano altri due, Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che stavano rassettando le reti. Tutti e quattro, tendendosi a chiamare, lasciarono tutto e lo seguirono. Il racconto di San Matteo è lungo il mare per dire non solo che poi li avrebbe fatto pescatore di uomini, ma è lungo il mare perché il mare, secondo la concezione ebraica, è dove si muore. La morte. E quindi lungo c'è la spiaggia dove si vede il mare immenso, il mare, cioè il lago, che dalle tenebre, così chiama la luce. Questo è un insegnamento che Matteo vuole dare. Erano nelle tenebre, aspettavano anche loro il Messia, ma non sapevano come e chi era. Ma quando sentono la voce di Gesù, soltanto la voce, lo seguono immediatamente. Il mistero, la cosa misteriosa è questa. Non ci hanno riflettuto tanto, hanno seguito subito Gesù, mettendo a rischio la propria vita, ma anche la propria professione, il proprio avvenire. Vuol dire che Gesù aveva un fascino così potente che valeva la pena rischiare, che si trattava, non pescando più, di vivere alla giornata come viveva Gesù. E poi si vedrà nella sequela, quando gli apostoli vanno a predicare senza niente. Gesù dice, vi è mancato niente? Niente, non mi è mancato niente. Quindi il ricco che avevano corso, sempre hanno avuto da mangiare, da alloggiare, beh, alla buona. Ma, ecco, valeva la pena. E vale la pena seguire Gesù. In maniera radicale, come ha fatto San Francesco, come ha fatto la Madonna. La Madonna, avendo spiegato le sue perplessità, avendo avuto la spiegazione della sua perplessità, dice sì. E si mette a rischio, perché seguire Gesù si rischia la propria vita, però la si salva, perché chi vuole salvare la propria vita la perde, ma chi la vuole perdere per amore suo la troverà, la salverà. Amen. La vocazione è un mistero. Se ogni sacerdote, ogni religioso o religiosa
potrebbe raccontare, se potesse raccontare la propria chiamata, è misteriosa. Ma anche quella matrimoniale, che la reputa una vera e propria vocazione, perché se non si ha la vocazione, che è una chiamata, è certa della propria chiamata, dopo un cammino serio, oppure anche improvviso, succede che chi ha la chiamata e osserva e segue Gesù in maniera coerente va in paradiso. Se non ha la chiamata andrà lo stesso in paradiso se osserva i comandamenti di Dio. Però, avendo sbagliato vocazione, vive una vita triste, direi infelice. Così anche per il matrimonio. Se uno sbaglia vocazione, o sbaglia compagno o compagna, vive una vita infelice. Che quella è una vocazione. Se sbaglia vocazione, devi una vita, ecco, una vita infelice. Ma se osserva i comandamenti di Dio, se ne va in paradiso. Quindi non è tanto scegliere uno stato di vita piuttosto che un altro per andare in paradiso. E osservare i comandamenti di Dio. Seguire Gesù. Ognuno nel suo stato di vita con grande generosità, sapendo rischiare la propria vita, avere fiducia in mezzo nel Signore, o in un caso, o in un caso, o nell'altro caso, la fiducia in Dio. Dice Alessandro Manzoni, la fiducia in Dio, poi corregge gli sbagli. E poi c'è una famosa frase latina, fac ut voceris, fai in modo tale che anche tu sia chiamato, anche se non lo sei, ma fai in modo tale di essere chiamato. Così vale per la vita religiosa, sacerdotale e anche per la vita matrimoniale. Il Signore sia con voi. Il Signore vi custodisca, vi protegga, Signore faccia risplendere su voi, se volte vi dia la sua misericordia. Signore volga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. E la benedizione di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, con voi rimanga sempre, specialmente tutti per gli ammalati, e specialmente per gli sposi. Veramente gli sposi o anche religiosi, sacerdoti, in crisi, che abbiano fiducia nel Signore. Questa benedizione è perché fidiamoci, perché possiamo fidarci del Signore. Perché sempre troverà il modo di raddrizzare le cose storte. E questo per l'intercessione della Vergine Maria Immacolata. Siamo nella novena, intercessione potente della Vergine Immacolata, San Giuseppe, San Vangelo, Sant'Antonio e Sant'Andrea, col compagno San Pietro, Giacomo e Giovanni, tutti i santi, gli angeli con a capo San Michele Arcangelo, San Raffaele, San Gabriele. Amen. Alleluia. Il Signore sa sempre correggere i nostri sbagli. Abbiamo fiducia.